dobbiamo cercare di anche di ampliare un pochino il discorso in termini generali e soprattutto limitarlo a due concetti fondamentali. Il problema dell'anonimato rispetto al diritto alla riservatezza personale e dei propri dati personali e il diritto all'anonimato nel momento in cui si intende commettere o si vuole commettere una certa condotta punita da un ordinamento del paese dove questa condotta viene perpetrata. Quindi anonimato e responsabilità penale. Affrontiamo quest'ultimo argomento nella prima fase, poi parleremo dell'anonimato e del diritto alla riservatezza dei propri dati e quindi del diritto alla non profilazione senza un preventivo consenso. Poi vedremo che differenze ci sono tra un consenso presunto, un consenso informato. Non vi farò una lezione sui principi generali privacy, ma vorrei parlare con voi di questi principi generali del diritto al trattamento dei dati personali sotto l'ottica e con la chiave di lettura del diritto all'anonimato. Vedere se, insieme a voi, se il diritto all'anonimato è un vero e proprio diritto garantito dall'ordinamento oppure no. Affrontiamo per primo il problema dell'anonimato e della responsabilità penale. Il principio che regola il nostro ordinamento la responsabilità del soggetto che commette reato o comunque una condotta illecita è un principio generale che lo investe soprattutto sotto un profilo: può il soggetto che commette un reato negare di averlo commesso? Può fare qualsiasi cosa per evitare di essere individuato come soggetto che sta commettendo un'attività illecita? Può mentire alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero, al carabiniere, al poliziotto di aver commesso un certo fatto? Può essere punito per aver mentito o per aver cercato di cancellare i file di log, visto che stiamo parlando di informatica? Un soggetto che fa accesso abusivo al sistema informatico e cancella i file di log perché sono l'unico elemento che gli consente, che consentirebbe alle forze di polizia di risalire alla sua postazione, generalizzo, banalizzo e limito, ma è questo il concetto, è una condotta che di per sé non accesso abusivo, quello per quello verrà perseguito se individuato, ma per il fatto di aver cancellato il log, che potrebbe anche configurare in astratto per un soggetto un reato, per esempio di danneggiamento, no? Il file di log dell'università, danneggiamento, alterazione, distruzione di dati, informazioni, programmi informatici. Può questa condotta costituire un reato, essere quindi un reato considerato consumato dalla autorità procedente e per questo imputato al soggetto? Per il nostro ordinamento no. La condotta di cancellazione dei file di log non è una condotta che, anche se prevede un reato penale, può essere attribuita, addebitata al soggetto autore dell'accesso al sistema informatico. Perché nel nostro ordinamento vige un principio: né potere ego, né ente ego, se detegere. Adesso vedremo. Quando parliamo di anonimato, dobbiamo considerare una duplice accezione del termine: anonimato assoluto e anonimato relativo. L'anonimato assoluto rappresenta sicuramente una condizione del cyberspazio che è suscettibile di vanificare ogni principio, ogni regola, ogni disciplina giuridica, rendendo di fatto inapplicabile discipline giuridiche o regole scritte o scritte. Né mutenelli se detegere. L'imputato, l'indagato, il soggetto che ha commesso un reato, può dire il falso senza essere punito per il falso che ha detto. Naturalmente verrà punito se poi individuato come soggetto, se ci saranno le prove per rinviarlo a giudizio e per condannarlo come l'autore del
della condotta criminosa, accesso abusivo, frode informatica o danneggiamento. Ma per il fatto di aver cancellato i log, visto che quello è l'esempio, no. Quindi, ed è l'esempio calzante, quindi perché l'ordinamento ha deciso? Perché ha deciso che non, nel nostro ordinamento non puoi fare ingresso la tortura, perché non è un bilanciamento corretto sotto il profilo degli interessi generali, quello di, se vogliamo, reprimere i reati rispetto alla dignità della persona, all'onore della persona. Quindi nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale, perché nel nostro ordinamento, per essere il nostro ordinamento un ordinamento di uno Stato democratico e non dittatoriale, nessuno può essere torturato, nessuno può essere obbligato a dire sono stato io a commettere quel fatto. La confessione è ovviamente accettata, è ovviamente, diciamo così, ben tentata da parte delle forze dell'ordine, e quindi se c'è la confessione sarà l'imputato che spontaneamente, quello non fate diritto, però se ci sono forze dell'ordine in aula, lo sanno, chi ha studiato, chi ha magari letto qualche atto, qualche verbale, no? Spontaneamente dichiara di essere l'autore del reato. Perché se non c'è la spontaneità, c'è la costrizione. E se c'è la costrizione, l'atto potrebbe essere illecito, l'atto potrebbe essere non utilizzabile. La confessione potrebbe non essere poi utilizzabile ai fini della decisione. Una pagina di sentenza, l'imputato ha confessato, l'indagato ha confessato in fase di indagini preliminari, non serve fare altre indagini. Poi vediamo, complicando la situazione, vediamo che altre indagini necessarie, appunto che potrebbero esserci dei complici o dei correi, quindi è necessario. Quindi vedete bene che l'uso di Tor per commettere un reato, oppure tutte le altre condotte che oggi ci ha descritto Matteo, o che comunque possono essere messe, diciamo così, commesse anche con l'utilizzo di altri sistemi di anonimizzazione, proxy, non sarà punito di per sé come condotta illecita insieme agli accessi abusivi, la pedopornografia, il danneggiamento, le frodi, i carte di credito e altro. No. Quelle condotte per fuggire o cancellare le tracce non saranno e non costituiranno oggetto di reato, di una fattispecie, non potranno essere contestate. È accaduto proprio in un caso specifico dove proprio l'esempio che ho fatto dei file di log non è potuto entrare nel campo di imputazione perché non costituisce reato, perché è commesso dal soggetto indagato. Se fosse stato commesso da un altro soggetto, poteva costituire favoreggiamento, ma dal soggetto che ha commesso, naturalmente il soggetto che cancella i log, ma che non ha partecipato alla condotta di accesso abusivo. L'ordinamento giuridico accorda una preferenza nel nostro ordinamento, nell'ordinamento italiano, a questo principio cardine, principio base. Ci sono molti articoli del codice di procedura penale che consentono, che dimostrano questo principio. Tra l'altro, il soggetto indagato non commetterà, nel momento in cui viene sentito dalle forze di polizia o dal pubblico ministero, una falsa testimonianza in interrogatorio sui fatti che racconta relativi a ciò che ha commesso. Potrà commettere falsa testimonianza o falsa informazione al pubblico ministero, o potrebbe essere responsabile di calunnia se accusa altri di aver commesso fatti o atti penalmente rilevanti, e ciò è falso, ma se la vedrà rispetto agli altri che ha accusato. Oppure, un po' più complicato, ma ve lo dico, in sede dibattimento
mentale, nel momento in cui va a raccontare, ed è uno che viene chiamato cosiddetto, tra l'altro dalla dottrina, l'impumone, o comunque l'imputato testimone, perché racconta e può raccontare fatti che coinvolgono la responsabilità di altri, potrebbe incorrere in alcuni altri reati. I testimoni che non sono indagati, naturalmente, possono rispondere in fase di testimonianza, ma non sono indagati. Non sono mai stati accusati. Per esempio, un soggetto che ha avuto la propria posizione archiviata in sede di indagini preliminari ha diritto ad avvalersi della facoltà di non rispondere in udienza, addirittura su fatti o atti che ha, a cui ha partecipato o a cui ha assistito. È un principio importante. 12 anni fa veniva affermato da un noto giurista, un padre dell'informatica giuridica, che non è facile, 12 anni fa, è tanto, è passato tanto tempo, anche nell'era dell'internet, nell'era della rete, che non è facile contrastare le condotte criminose che vengono commesse nel cyberspazio, perché nel cyberspazio si svolge un'attività, qualsiasi attività sono cresciute, della rete, si svolge, si esplica la nostra personalità, la nostra manifestazione del pensiero, la nostra vita, la nostra attività, e si rischia di, nel comprimere, cercando nella ricerca di compressione della libertà, alla per cercare di arrivare ad una repressione sempre maggiore dei reati, questa è la tendenza che si ha per motivi legittimi, si rischia di comprimere l'essenza stessa della rete, dei motivi per i quali la rete è nata e si è sviluppata. La libertà di informazione. Scusate, ma prendo il gesto e girare. L'abbiamo visto anche dalle cose che ci ha detto Matteo prima, ovvero dal fatto che nei paesi, Cina, paesi Russia, paesi dove meno forte è il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, se esiste, maggiore è l'intenzione, il tentativo, la volontà, la ricerca di comprimere il diritto all'anonimato, il diritto alla a sfuggire allo Stato, all'autorità che ti sta perseguendo per certi reati. Reati che però possono essere, sono diversi dai nostri nella maggior parte dei casi. Non si parla di anonimato che gli viene compresso, ad esempio, o viene in qualche modo limitato per reprimere o per tutelare la violazione del domicilio, la riservatezza della persona e altro, no? Viene sempre utilizzata questa compressione per limitare la manifestazione del pensiero, la dissidenza, il fatto che comunque internet viene utilizzata da soggetti, cittadini o dissidenti per divulgare notizie che lo Stato, l'autorità vuole mantenere riservate, non vuole l'opposizione, no? Quindi sono reati diversi. Se per esempio l'autorità cinese o l'autorità russa chiedesse allo Stato italiano di dare informazioni o collaborazione per reprimere un delitto, per reprimere, diciamo così, perché sta perseguendo un delitto e gli autori di un delitto relativo alla libertà di manifestazione del pensiero, lo Stato italiano non gli darebbe assistenza sotto il profilo della rogatoriale di cooperazione giudiziaria internazionale, perché noi non riconosciamo quel reato che invece loro hanno previsto nel loro ordinamento rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero, di opposizione al regime. Ma se ci chiedessero collaborazione per delle frodi o degli
accessi abusivi ai sistemi informatici non collegati a reati contro la manifestazione del pensiero, è chiaro che lo Stato italiano potrebbe dargli assistenza. Lo Stato italiano ha per la prima volta nel 2005, non so dove si vede, menzionato, indicato la locuzione in forma anonima in un reato penale, in un delitto punito con la reclusione. Quando ha dovuto modificare una norma della la 985 del 67 con il decreto Pisano nel 2005, decreto legge 155 del 2005, ha detto in una particolarissima fattispecie di reato, che è questa che io vi ho riportato e che ho utilizzato, forse mai applicata, qualche indagine su questo c'è sicuramente, ma mi consta che appunto mai è arrivata davanti a un giudice un processo di questo genere, ha dato un forte segnale. Ma anche qui il principio cardine di cui parlavo prima è rimasto, e cioè ha voluto inserire all'interno di questa fattispecie la condotta di colui che fornisce anche istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, anche per via o per via telematica, sulla preparazione o sull'uso di materiale esplosivo, armi da guerra, armi biologiche o di distruzione di massa. Sapete che la rete contiene blog, contiene siti internet di gruppi più vari possibili, terroristici, non terroristici, religiosi, integralisti, dove effettivamente è stato riscontrato negli anni, già visto che nel 2005 si è, diciamo così, voluto addirittura introdurre in una norma una opzione di questo genere, è un vecchio problema, dove effettivamente ci sono soggetti che consigliano, danno indicazioni sull'uso, sulla preparazione di queste armi. Però non è la punizione dell'anonimato, della ricerca dell'anonimato, non è la punizione dell'utilizzo di forme anonime di connessione. Se tu commetti questo suggerimento, questa condotta di suggerimento di armi o indicazioni, manuali per creare bombe biologiche, eccetera, batteriologiche, e lo fai in forma anonima con torna, non sei punito per aver utilizzato un strumento di anonimizzazione, sei punito per aver dato le informazioni. Quello che è il primo e unico caso di introduzione legislativa di una forma di condotta, di una forma di azione. I reati si distinguono in reati a forma libera e reati a forma vincolata. D'accordo? Io l'omicidio lo posso commettere a forma libera perché lo posso commettere in mille modi. Invece, anche la stessa frode informatica o accesso abusivo, chiunque si introduce all'interno di un sistema informatico protetto dalle misure di sicurezza, ovvero che si mantiene, è a forma libera. L'introduzione può avvenire in qualsiasi modalità, con qualsiasi condotta. Anche la stessa frode informatica, chiunque altera o interviene su tali programmi o altera il funzionamento di un sistema informatico o telematico, lo puoi fare con qualsiasi modalità. È la forma anche anonima che viene indicata all'interno della fattispecie di reato. Non viene punita come particolarità di condotta. Quindi siamo abbastanza tranquilli che ancora lo Stato italiano non sta punendo l'utilizzo di Tor, l'utilizzo di sistemi di centratura, l'utilizzo di tutte quelle diavolerie o il fatto di aver compromesso altri server per cercare di far perdere le tracce in qualsiasi tipo di reato, anche più grave, anche nei reati di terrorismo, che poi si possano... Guardate, io non so se riesco a cogliere questa sottile differenza. Il fatto di poterli utilizzare per commettere dei reati non è punibile.
punibile l'aver commesso il reato, è punibile il fatto di essere poi stati rintracciati. Ora, se questo è chiaro, andiamo a vedere ciò che accade sotto, diciamo, nel panorama dell'altro aspetto, anonimato e utilizzo dei sistemi di anonimizzazione al fine di evitare di essere profilati, evitare che esistano i nostri dati all'interno di banche dati non autorizzate. Libertà di utilizzare qualsiasi sistema di proxy, di anonimizzazione, eccetera, per evitare che di ricevere spam, di essere identificati come consumatori di un certo prodotto o fruitori di un certo sito internet. Io su quel sito voglio andare in anonimo. Non è soltanto consentito, ma dal nostro ordinamento è anche favorito. Ci sono delle norme del codice privacy, ma non soltanto, che invogliano, consigliano di rendere anonimi determinati documenti, determinati atti, determinate banche dati, di limitare l'utilizzo dei dati personali intesi come tra poco vedremo. Addirittura, in alcuni casi, non solo consigliano, ma vietano alle aziende di trattare dei dati se non personali, se non strettamente necessario. Principio cardine del nostro ordinamento sulla privacy, ovvero del codice privacy, principio di necessità del trattamento. Principio corollario di un altro principio fondamentale, che è il principio di finalità del trattamento. Per il nostro ordinamento, dato anonimo, dato personale anonimo, è soltanto il dato che in origine o a seguito di trattamento non consente di risalire e non consente di essere associato ad un interessato in particolare. Lista di 1000 nomi, 1 milione di nomi, alla quale si aggiungono dei numeri progressivi da 1 a 1000, si cancellano i nomi, si strappa l'unico originale con i nomi, quella lista sarà considerata la lista di dati anonimi. Cittadini, un codice fiscale non è un dato anonimo, perché indirettamente può essere associato ad un soggetto e uno solo. Il dato anonimo è quel dato che non può consentire in alcun modo di risalire al soggetto titolare del dato. Al numero, a quel numero non è più possibile associare il suo titolare. Quindi numeri di matricola e nomi e cognomi, si cancellano i nomi e cognomi. Se noi quella lista di nomi e cognomi con i numeri la mettiamo in cassaforte e poi ad una seconda copia cancelliamo i nomi, non avremo un anonimato, perché in cassaforte rimarrà sempre una lista con numeri e nomi associati. Potremmo parlare di anonimato relativo, perché? Perché in un'azienda, in un laboratorio di analisi, ci sarà sempre, voi pensate anche l'analisi di laboratorio in campo sanitario piuttosto che di ricerca, in una lista, in un laboratorio, in una cassaforte, ci sarà sempre per il soggetto e solo per quello che detiene le chiavi della cassaforte la possibilità di matchare, di incrociare dati e numeri. Pertanto, come definizione, non potremmo dire che quella lista con i soli nomi, numeri, è un dato anonimo. Il trattamento che viene fatto, ovvero la possibilità di incrociare, l'incrocio delle due liste, dei due dati, porta a ritenere che non si può parlare di dato anonimo. Se io sono quindi in condizione di poter incrociare e di poter fare questo tipo di trattamento, il dato non è anonimo.
Se io non sono, perché sono un laboratorio in Inghilterra che conserva cellule staminali, dove ho il DNA di tanti bambini nati in tutte le parti del mondo, ma non ho la possibilità concreta, perché i nomi stanno presso altri soggetti, non riconducibili al sottoscritto, alla mia azienda inglese, quello sarà un dato anonimo. L'anonimato relativo è molto frequente in azienda, perché nei sistemi informativi di un'azienda spesso i tecnici, la security di ICT, eccetera, eccetera, trattano dei dati che per loro non vuol dire, non significano nulla, sono soltanto dei dati numerici. Profilazione, si fa profilazione, si può fare qualsiasi cosa. Però lo fanno altri dipartimenti dell'azienda, altre realtà della multinazionale. Il soggetto che tratta quel dato pensa di trattare un dato anonimo. Per lui, guardate che giuridicamente queste cose sono sottili, noi giuristi siamo sempre un po' attenti alle parole e attenti a ciò che stiamo dicendo. Quel dato per lui sarà anonimo, ma lui non rappresenta nessuno. Il titolare del dato è il gestore telefonico, per esempio. Il titolare del dato è l'azienda di cui stiamo parlando. E l'azienda in realtà tratta ambedue i dati. Da una parte il nome e cognome, dall'altra quel numero. L'azienda è in grado di associare, pertanto quel dato per l'operatore sarà anonimo pure, perché non sa e non saprà mai a chi corrisponde. Ma siccome non è l'unico punto di riferimento, non dobbiamo guardare il dito ma la luna, l'azienda è il titolare del trattamento e l'azienda ha entrambe le informazioni. Pertanto quel dato sarà un dato personale. Troppo spesso si sente dire: ah, ma il mio dipartimento non tratta dati personali, pertanto non sono soggetto a privacy, non sono soggetto a misure di sicurezza. Non è esattamente così. Dato personale, ve lo do questa slide, ve la metto perché ci sono delle novità recentissime. Dato personale è qualsiasi informazione relativa a una persona fisica. Da qualche mese abbiamo perso il concetto di dato personale relativo a una persona giuridica. Le persone giuridiche non sono uscite dal codice privacy, sono sempre soggette al codice privacy se trattano dati personali, ma loro stesse, il nome Fiat, SPA, Incopallo, Università La Sapienza, Università di Catania, CNR, sono enti, associazioni, persone giuridiche, il loro nome, le loro informazioni non sono più nell'articolo 4 delle definizioni del codice privacy. Pertanto, chiaramente si sta scatenando una guerra dei pubblicitari a mandati pubblicitari. Non sono più dati personali. Il nome di ripeto, come posso dire, Fiat S.P.A. per questo, Sony non è più, Sony Italia non è più un dato personale, lo posso trattare senza alcun senso. Il nome invece Stefano Terno lo devo trattare con il consenso di Stefano Terno, salvo per quanto stabilito dalla legge, nelle ipotesi e limitatamente alle ipotesi in cui la legge prevede che io posso trattare quel dato perché ci sono delle finalità superiori, un contratto piuttosto che una normativa di polizia o un'altra norma che prevede l'osservazione dei dati, anche se io non voglio, per esempio, dal gestore di telefonia, quindi di calcolare il telefono. Dato personale oggi è quindi qualunque informazione relativa alla persona giuridica, alla persona fisica, anche indirettamente riconducibile attraverso altra informazione. Numero di matricola, codice fiscale, si può risalire a noi. I dati sensibili sono i dati idonei a rivelare non i dati che rivelano lo stato di salute dell'intellettuale, appartenenza a un ente, a un'associazione politica, religiosa, sindacale, no, o se scuola appunto sindaco, sì, no, i dati idonei a rivelare,
l'URL di navigazione di un soggetto potrebbe essere idonea a rivelare lo stato di salute della vita sessuale. Trattamento è qualsiasi cosa. Quindi, nel momento in cui ci riprendono con la telecamera per motivi commerciali e di profilazione, a nostra insaputa, senza l'avvertimento, senza l'informativa, senza un cartello che ci dice che c'è una telecamera e non ci sono motivi di polizia per giustificare quella telecamera, ma solo e soltanto motivi commerciali, commerciali perché? Certo, perché oggi un supermercato profila anche il consumatore, profila anche i clienti. Sono informazioni che non sono più soltanto quelle contenute nelle carte sconto del supermercato che ci consentono di fare la spesa e di fruire di sconti e privilegi della SMA piuttosto che del centro commerciale a Roma. Sono anche i nostri comportamenti di fronte allo scaffale. Se ci sono delle telecamere che ci riprendono e noi non siamo informati, questo trattamento del dato, anche se il filmato non viene conservato, ma viene studiato e profilato in tempo reale, abbastanza avveniristico o possibile soltanto per grandissime case commerciali, un piccolo supermercato conserva tutti quanti i nostri comportamenti, tutti i video e poi si li studia o li fa studiare una società esperta, per motivi di sicurezza abbiamo il professor Battiato che sa perfettamente come si studiano i video, forse li studiamo anche qui, e quanto è importante da anni lo studio del comportamento del consumatore davanti a uno scaffale, dove avrà un certo tipo di prodotto, un certo sconto, un certo costo, una certa marca a livello degli occhi, dove avrà invece un altro tipo di prodotto studiato, messo lì con uno studio approfondito all'ultimo o al primo scaffale in alto, proprio per vedere che tipo di comportamento ha quel consumatore, se cerca la cosa con sconto, se cerca una certa marca, se è indotto a comprare la prima cosa che vede a livello occhi, con tutta una serie di profilazioni sulle quali oggi si basa sempre, scusate, si basa il commercio e lo studio del consumatore, ma che oggi in rete è la base del commercio in rete e se volete è anche la base su cui si sta sviluppando la rete. Google, Facebook. A parte la profilazione dell'utente quando si fa fare, cioè avendo una telecamera che non vuole anche dice che sono maschio, femmina, giovane, adulto, bambino, e quindi è mi profila, mi dà una pubblicità online relativa a un genere. E c'è stato proprio il mese scorso una demo al centro commerciale Città di Catania, proprio di Catania, dove c'era un'azienda che ha mostrato la prima volta uno scaffale intelligente in grado di profilare il cliente in tempo reale. E le grosse, diciamo, multinazionali, come anche Carrefour, Shein, sono fortissimamente interessate a questo genere perché, diciamo, mentre la campagna pubblicitaria classica passiva, l'utente passa dalla cassa e poi si profila il cliente alla fine, qui diventa attiva. Cioè, in tempo reale tu riesci a manipolare l'acquisto del cliente. Le potenzialità di questi strumenti sono enormi. No. E però non più quando scende, no, esistono anche tecnologie per governare, quindi bisogna governare. Oggi un supermercato che fa degli sconti potrebbe chiedervi: ti faccio uno sconto su tutta la merce che compri se tu mi dai la licenza su Facebook. Voi dite, potreste dire che mi importa, cioè la licenza su Facebook, ho 200 amici, chiaro, con un sistema del genere, la prossima volta che ti presenti nel supermercato lui ti avrà già profilato su Facebook, avrà visto già quali sono i tuoi gusti e magari al supermercato piuttosto che a qualsiasi altro realtà commerciale ti propone esattamente il prodotto che vai cercando, esattamente il prodotto di cui tu non hai bisogno ma che lui
fa capire che in realtà forse il bisogno te lo crea lui. Perché se ti piace olio oggi, o se ti piace ad esempio la pasta di mandorle, questo latte di mandorle ovviamente coglierebbe in me un grande consumatore, o la liquirizia, altro prodotto, è chiaro, è evidente che mi porterebbe o mi indicherebbe una signorina: guardi, Aderno, noi siamo amici su Facebook, prego, qui noi abbiamo un nuovo prodotto, il latte di mandorle sta qui. Lo fanno già oggi lo fanno. Quando poi arriverà l'internet, che se dicessi 3.0, che ieri ho fatto a tavola, farebbe pulire un altro gattino, è chiaro che l'internet delle cose, l'internet 3.0, che meglio vi potrà spiegare partiamo dal professore nei prossimi anni e nei prossimi mesi, adesso non so quanto durerà il corso che lo stanno facendo, si basa su questo. Google, Facebook, non sono enti di beneficenza, non abbiamo mai pagato per Facebook, mai pagato per Google. Perché ha dovuto investire quei soldi? Eppure è oggi uno dei più grossi soggetti con grande liquidità, uno dei vasoni della rete. E insomma, per le informazioni che gli abbiamo dato noi, per le informazioni che gli abbiamo dato noi, per il bisogno che abbiamo di Google nel cercare le cose che... Allora poi con Google si è installata una specie di rapporto. In fondo è chiaro che il garante per la protezione dei dati personali chiede a Google una cosa che Google non potrà mai dare, e cioè informative precise, dettagliate, livello di profilazione. In fondo Google è basato e si basa su una cosa fondamentale: le informazioni le abbiamo date noi. Informazioni su di noi gliele ha date un altro soggetto, senza il nostro consenso. Qui è il problema. Quando gliele diamo noi per la nostra ricerca, la profilazione lui la fa, si conserva i nostri dati. Sa benissimo che quell'indirizzo IP in quel giorno, l'indirizzo IP dinamico, ha sicuramente fatto un certo tipo di ricerca. E dice: va bene, lo profilo, lo metto da una parte, è un consumatore, gli piace questa cosa. Su Facebook riescono a darti della pubblicità dedicata se tu hai determinate propensioni a un certo prodotto o a certe prodotti o attività. Il problema vero è quando noi veniamo citati da qualcun altro e entriamo nella rete attraverso la citazione che fa su un giornale un certo prodotto. Noi ci possiamo opporre questo tipo di trattamento, facendo valere il discorso: voglio, esigo quantomeno il diritto alla riservatezza, a che quella notizia non venga, se non siamo soggetti pubblici, quindi famosi, e che per interesse pubblico è giustificato essere, è giustificato che siano in rete, qui possiamo esigere la cancellazione da quel blog, da quel forum, da quella pagina. L'aggiornamento, la cancellazione, la modifica sono tutti diritti che il codice della protezione dei dati personali ci conferisce se non siamo stati noi a mettere in rete quel tipo di informazione. Io ho ripreso qui un concetto di un giurista, un penalista italiano, che già nel 67 scriveva queste parole: il progresso tecnico, economico, sociale che connota la nostra epoca si accompagna quasi per correzione necessaria a una sempre maggiore fragilità delle difese che circondano la sfera della vita privata. È ciò che è accaduto, cioè non è dubbio. Ora, è chiaro che il progresso tecnologico, il cloud computing, le capacità di profilazione, le capacità di di profilare anche su Tor, piuttosto che le capacità di grandi di trattare grandi mole di dati e di profilarle, di catalogarle, di sezionarle, saranno sempre più pericolose, minacceranno sempre di più la nostra privacy. Di
Vi dico subito che sono anni che la nostra legislazione non è più idonea, parlo di codice privacy, il codice penale è soltanto qualcosa di, se vogliamo, ditattivo che arriva, il penale arriva quando ormai è troppo tardi, il bene giuridico riservatezza, vita privata, è stato già in qualche modo compromesso, pregiudicato. Viene un'ipotesi in un momento successivo, ma invece il nostro ordinamento con il codice privacy sta dimostrando di non avere più, rispetto a una profilazione sempre più spinta, rispetto a una tecnologia che consente i maggiori, non so, ai gestori di telefonia o a Google o agli internet service provider di trovare escamotage per aggirare e eludere la normativa, o quantomeno di inserirsi in quegli spazi dove la normativa ancora non è arrivata. Bene, sono anni che la nostra normativa non è più adeguata allo sviluppo tecnologico. Tra un anno e mezzo il legislatore europeo cercherà di colmare questo gap, cercherà di introdurre nel nostro ordinamento, nell'ordinamento di tutti gli Stati membri, una legislazione direttamente applicabile. Non sarà una direttiva, ma è un regolamento di cui oggi in rete trovate già la bozza, sulla quale il Consiglio europeo sta discutendo, che aggiornerà il codice privacy in base a quelle che sono le esigenze, non del futuro, di oggi, di ieri, del cloud computing, del trasferimento dei dati all'estero, del trasferimento dei nostri dati in paesi extraeuropei, del trasferimento di dati di cittadini europei all'interno dell'Unione Europea senza la loro consapevolezza, senza la loro informativa. Ma ciò che più importa è una cosa. Adesso non volevo naturalmente andare a fare un discorso sulla legislazione europea che ancora non si sa come verrà recepita. L'importante è che voi sappiate che l'Unione Europea, con questa forza di regolamento, quando uscirà, quando sarà approvato dal Parlamento Europeo, tra un anno e mezzo, e un anno e mezzo dovrebbero farlo perché altrimenti poi scade il mandato del Parlamento, verrà immediatamente recepito, sarà legge immediatamente negli Stati Uniti, tutelerà soprattutto il problema del trasferimento dei dati all'estero o del trasferimento dei dati e del trattamento tra società che risiedono all'estero in Europa o in paesi extraeuropei di dati dei cittadini italiani, dei cittadini europei. Si cercherà di evitare che rimangano senza tutela i dati dei cittadini soltanto perché un paese ha messo, una società ha messo una sede in Malesia. Ci sarà il garante dei cittadini italiani o svizzeri o belgi o olandesi che avrà competenza anche sul trattamento dei dati fatto in Malesia, perché la società malese nel trattare i dati dei cittadini italiani dovrà, dice la bozza di regolamento, trattarli secondo le regole europee e non secondo le regole malesi. Questo è veramente un flash d'opportunità. Però quello che voglio, chiudo sensibilizzare, il motivo per cui voglio sensibilizzare e attirare la vostra attenzione a questo, ed è banalissimo: siamo noi che stiamo dando e abbiamo sempre dato il consenso a soggetti che non il consenso a soggetti o per prodotti dei quali non abbiamo mai letto il libretto dell'istruzione. Voi siete matematici, ingegneri, probabilmente siete tra quelli che più leggono il libretto dell'istruzione, nei prodotti che comprano, nei cellulari che utilizzano, nei computer che utilizzano, nei software che scaricano. Ma pensate che probabilmente se tra di voi c'è qualcuno che legge le istruzioni e la società che vende quel prodotto è stata così compliance, è stata così ligia ai doveri e alle leggi, che ha indicato esattamente dove, come tratta e se utilizza sistemi cloud, questo sarà per esempio un obbligo in futuro,
se noi non li leggiamo, se noi non sappiamo chi è il titolare del trattamento, chi tratta i nostri dati. Perché certamente, se Google si avvale di un outsourcer, se il gestore di telefonia Wind, a cui noi abbiamo dato il nostro numero di telefono, abbiamo dato le nostre telefonate, si avvale di un outsourcer che li gestisce, che ha il server, e noi non lo sappiamo. Questo potrebbe essere cinese, maltese o malese, o potrebbe essere la Spectre, gli abbiamo dati noi, sul presupposto che non abbiamo letto un libretto delle istruzioni. Quindi il problema è del soggetto che conferisce il dato personale, che deve essere attento al titolare del trattamento. In epoca di cloud computing potrebbe anche non bastare. In epoca di outsourcing, sapere chi è l'outsourcing, sapere se il soggetto si avvale del outsourcing, sono dei responsabili del trattamento, dovrebbe esserci scritto, o di fronte a una nostra richiesta dovrebbe essere informato che i suoi dati stanno in Malesia e non stanno in Italia, o non stanno alla Wind piuttosto che a Telecom, piuttosto che alla Fastweb o altre società. Dovrebbe sapere che ci sono soggetti che fanno manutenzione sui dati, che ci sono soggetti che trasferiscono i dati all'estero e che il dato è stato trasferito all'estero. Sono tutti diritti che noi non conosciamo, ma che possiamo esercitare. Ho un problema di informazione. Clausole contrattuali. Obbligo di indicare nelle clausole contrattuali questi dati. Questa era una slide che avevo lasciato per il cloud computing, ma che comunque avevo fatto per il cloud computing, ma che comunque vale anche per l'anonimato in rete. Nel momento in cui noi utilizziamo degli strumenti pensando anche di essere anonimi o di andare in anonimo, se conoscessimo bene lo strumento, probabilmente dovremmo anche sospettare che forse in anonimo non andiamo. Ora, è chiaro che la legislazione non può tutelare in futuro qualsiasi diritto dei soggetti degli interessati. È una legislazione che è destinata sempre ad inseguire la tecnologia. Ciò che invece è fondamentale, perché è l'unico modo per precedere la tecnologia, e l'utilizzo dello strumento tecnologico, qual è? Siamo noi. Noi non ci bisogneremo mai di metterci alla guida di un'automobile senza sapere come si guida. Noi non ci bisogneremo mai di utilizzare uno strumento senza sapere prima le caratteristiche. Eppure lo stiamo facendo, l'abbiamo già fatto. Vi posso dire, forse è noto e forse non è noto, lo dico, dei ministeri di pubblica amministrazione a Roma sono stati chiusi per mille motivi, Facebook e social network, perché la gente forse si distraeva, questo è uscito fuori dai giornali, forse perché la gente non lavorava più, ma il motivo vero è perché la gente li ha utilizzati senza sapere come funzionava. Tanto è vero che le prime volte la gente ha diffamato il proprio capo e la diffamazione è stata nota a tutti, anche al capo, perché avendo dato amicizia con tutti, non sapendo se scriveva a un amico in un certo modo, settava il prodotto o il profilo Facebook all'inizio soprattutto in un particolare modo, il messaggio era conosciuto anche a chi non doveva conoscere, è chiaro che Facebook è diventato un luogo, o era soprattutto un luogo dove si è litigato e che poi è stato chiuso, ma perché nessuno, quando ha aperto Facebook, è andato a leggere le istruzioni. Anche chi ha aperto Facebook in anonimato, sotto un altro nome, con degli pseudonimi, in realtà poi è stato presto smascherato, perché ha cominciato a, naturalmente, sotto altre forme, ad avere e a disvelare la propria identità.
terminato. È un discorso abbastanza generale. Se ci sono domande un po' più particolari, un po' più specifiche, sono qua, me ne fate e ne parliamo insieme. Prego. Ma a un punto italiano, per quanto riguarda le aziende italiane, sul trattamento dei malati, eccetera, cosa si impone oggi in tecnologia? Allora, sotto il profilo del trattamento dati. Perché è obbligo, obbligo. No, ecco, sono infatti. Allora, l'obbligo di adempiere ai principi e alle norme del codice privacy. Se un'azienda, persona giuridica, tratta dati personali dei propri dipendenti, dei propri clienti, dei propri fornitori, è soggetta al codice privacy. Il suo dato, il dato azienda SRL o SPA, non è un dato personale, ma questo non comporta, non vuol dire che l'azienda debba adempiere agli obblighi derivanti dal codice, perché tratta i dati personali dei propri dipendenti, dei propri fornitori, dei propri clienti. È il dato personale azienda, ripeto, Fiat S.P.A., Comune di Roma, The Full, S.R.L. o di altro genere, che non è un dato personale e che quindi io, lei, chiunque può trattare per fare, per esempio, pubblicità. È il dato, solo il nome che posso trattare senza consenso per mandargli pubblicità. Ma l'azienda, rispetto a tutti gli altri dati personali, se tratta dati dei propri dipendenti, dei fornitori, fatture, clienti, numeri di telefono, quello che vogliamo, quello che le aziende trattano di solito, è soggetta al codice privacy. Potrà trattare i dati, se fa pubblicità, potrà utilizzare tutto l'elenco del telefono relativo alle aziende, alle persone giuridiche, senza consenso per inviare pubblicità. Ma se c'è due persone come dipendenti, che sono la segretaria e la contabile, dovrà trattare i dati di questi due dipendenti secondo le norme del codice e i principi dettagli dal garante nei suoi provvedimenti. È chiaro? Se il servizio è presente in regolamento, cosa succede? Se la società è americana? O se che non è il servizio? Qual è il servizio? Se io azienda italiana ho un dominio.com, sì, non intestato possibilmente l'azienda, è sempre in regolamento. Allora, però lei sta già dicendo che i dati sono sul dominio, i dati sono sul server, il server sta negli Stati Uniti. Però non è dell'azienda. Non è dell'azienda, però è intestato l'azienda. Cioè il dominio è riconducibile all'azienda. Qual è la fine? Intanto è una vetrina della pubblicitaria dell'azienda, c'è un riferimento all'azienda, anche se non è di proprietà dell'azienda, perché l'azienda non ha comprato il nome pubblicitario, ma ce lo ha soltanto in allocazione. Intanto, ciò che viene trattato come dato personale sul dominio viene trattato negli Stati Uniti, ma l'azienda sede in Italia. Giusto? Perché se l'azienda sede negli Stati Uniti, non ne parliamo proprio, sarà obbligata a quelle che sono le leggi statunitensi. Okay? L'azienda ha sede in Italia, o almeno una sede di Google Italia ha sede in Italia. Pertanto, per tutto ciò che riguarda i trattamenti di Google, dei dati personali trattati da Google Italia, i dati personali trattati da Google Italia, Google Italia non tratta i dati personali di Stefano Aterno che fa una ricerca su oppure dell'email di Stefano Aterno su Google Gmail, no? Quelli li tratta Google America. Google Italia cosa tratterà? Quali dati tratterà in Italia? I dati dei dipendenti italiani, i dati dei fornitori italiani, i dati
di presenti su server che sono posti sul territorio italiano. Ce ne avrà qualcuno? Vogliamo che ce l'abbia qualcuno. Quei dati lì dovranno essere protetti secondo le norme di misurazione, secondo le misure di sicurezza dello Stato italiano, dettati dal codice della protezione dei dati personali dello Stato italiano. I dati dei dipendenti dovranno essere cartacei ed elettronici trattati sul mondo. Ciò che invece sarà sui server in giro per il mondo sarà trattato secondo una normativa statunitense o del paese che ospita quel server. Ma lei ha fatto l'esempio di Google Italia. Se lei passa un po' di tutto su Gmail, passa al server in America. Chi è il responsabile di Google? Allora, è Google America. Allora, infatti, Gmail però corrisponde a un'azienda che si chiama. No. No, 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 no. Gmail è Google Stati Uniti, non è Google Italia. Google Italia non tratta i dati di Gmail. Però risponde. No, non risponde. Non risponde. Tu fai domanda alla. Se si va a vedere libretto delle funzioni, se si vanno a vedere l'informativa su Google, rimanda a Google Stati Uniti, non rimanda a Google Italia. Il cliente, l'utente normale, non deve essere tratto in inganno dal fatto che viene .it redirette su .com o su Gmail. Deve andare a vedere cosa dice Google rispetto al trattamento dei dati. Google Italia dice, io che ne so costando quei dati? Ti ho detto che ce l'hai agli Stati Uniti, ma la chiedere a Google Stati Uniti. Io ti ho indicato nell'informativa, che è precisa, che il titolare del trattamento dei dati è quello, mi devi andare a chiedere a quello. Non sono io che li tratto, perché Google Italia non ha potere di sapere in tempo reale o anche dopo una certa istruttoria dove stanno i dati. Chi ce li ha? Con molta difficoltà lo sa anche Google Stati Uniti, perché cloud, perché tutto quanto. Ma il problema del cloud, per alcuni tipi di reati, Google presta la propria opera di collaborazione, la propria collaborazione. Quindi anche se Gmail sta su cloud, comunque riescono a darti per condizioni con il decreto del magistrato, se lo sa, tutte le informazioni necessarie in relazione a quella ipotesi di reato o per quella richiesta. Probabilmente deve pervenire dalla magistratura. Stessa cosa sulla cancellazione dei video su YouTube, che è Google. Stessa cosa su Google Italia ti dice, io ti posso dare una sorta di collaborazione per metterti in contatto con Google Stati Uniti. Ma siccome non è tratto di sui server, se poi chi riesce a dimostrare che in realtà ci sono i server in Italia che trattano quei dati, è un altro discorso, ma pare che non ci sia. Prego. Papa ha detto che c'è un'altra crisi di approvazione del regolamento europeo per dare i nostri cittadini europei. Sì. Quando sarà all'estero della potere, diciamo? Quando sarà? Quando queste sono fuori dall'Unione Europea. Sì, esatto, ma anche quando sono dentro. Sì, ma, cioè il Parlamento europeo come fa a obbligare, non ci sarà mai in quel caso, ad attuare le nostre regole? Ha fatto la domanda giusta, non sappiamo, un po' meno. Come farà a obbligare la società malese a rispettare la direzione? Probabilmente con un blocco del trattamento, in qualche modo, con una sanzione, un blocco, un provvedimento di blocco che il garante europeo irrogherà come sanzione alla società malese, facendo in qualche modo intervenire il governo malese. Il governo malese potrebbe anche fregarsene, ma è questo il problema vero e proprio. È chiaro, evidente che ci sarà però una, vedremo come sarà scritto questo regolamento nel dettaglio e nella ci sarà però quantomeno una maggiore trasparenza per quanto riguarda i principi, è già qualcosa che stanno cercando di fare, sostanzialmente. E quindi
a livello anche preventivo potranno essere portate avanti delle, in qualche modo, delle misure volte a imporre la società malese che tratta dati di cittadini europei preventivamente a dare un'informativa chiara su certe situazioni. Autorità che potrebbero nascere a livello europeo hanno sicuramente più facilità di imporre o di relazione con organismi internazionali di quanto possa avere garante una legge italiana. Però siamo nell'ambito della discussione industriale, stiamo leggendo in questi giorni questo recording, quindi vedremo come verrà attuato. C'è tutto un discorso, è una discussione europea che potrebbe modificare le norme o potrebbe migliorarle, no? E quindi vedremo quello che succederà. Sì, certo. A livello mondiale, le leggi che producono la base di questo sono totalmente diverse? Cioè... I principi? Sì. Allora, i principi europei sono comuni a tutti gli stati membri. Quindi, la nostra legislazione è sui principi generali identica alla legislazione tedesca, olandese, piuttosto che austriaca. Sono identici i principi generali in materia di trattamento dei dati, consenso, piuttosto che misure di sicurezza. Possono variare in alcune modalità, per esempio noi conserviamo i dati di traffico molto di più, traffico telefonico, traffico telematico, molto più tempo di quanto non facciano tutti gli stati membri. Tant'è vero che vogliono diminuire il nostro tempo, il problema che abbiamo è l'unità organizzata e altri problemi non di terrorismo, perché ce l'hanno anche in Spagna piuttosto che altri stati, ma abbiamo problemi di criminalità organizzata, in particolare condotte criminose, che ci fanno in qualche modo imporre sul numero di dati, di ore, di giorni, di mesi di collaborazione, di intenzione. In realtà gli altri paesi invece extraeuropei o non hanno una legislazione privacy o ce l'hanno, ma molto diversa da quella europea. Stati Uniti ne hanno una, ma è molto diversa, tante volte è carente in alcune cose rispetto alla nostra, tante volte è più incisiva e integralista su altri aspetti. Per esempio, Israele non ha una legislazione privacy come la nostra, è molto più carente rispetto alla privacy, eccetera. Mentre altri paesi, piuttosto che extraeuropei, come Malesia, Thailandia o altro, la privacy non c'è per niente, Tagikistan o altro. Quindi è chiaro che questi rappresentano luoghi dove chi vuole avere banche dati consensate, avere banche dati che consenta dal quale fare pubblicità, trova, diciamo, terreno fertile per creare, no? Situazioni dove la privacy è meno rigorosa, dove le leggi sono. Domande? Lei stesso ha detto che è responsabilità dell'utente non farsi pregare, cioè ci sono. In vari sensi, sia se questo è sta commettendo un reato, se sì, non farsi pregare nel senso anche un semplice accesso all'email, nel senso che deve curarsi di informarsi adeguatamente. Sì. Però se uno prova a leggere al solito le condizioni del contratto, si apre un'enciclopedia di 200 milioni di pagine che è studiato l'arte per fare in modo che nessuno la legga. Ora, se mai pensato di, oltre a questo obbligo di condizioni di contratto o rischio, di obbligare le aziende ad avere uno schema con 5-6 informazioni almeno principali? Articolo 13 del decreto legislativo 196 informativa. Okay. Sì, nei paesi europei, in qualunque paese europeo o in qualunque sito internet di società con sede in paesi europei dovrebbe esserci un'informativa ai sensi dell'articolo 13 e quindi che risponda ai requisiti dell'articolo 13, che indichi chi tratta i dati, come tratta, le finalità per le quali tratta e dove tratta. Sì, non voglio dire questo, però io posso scrivere qualcosa che rispetta quei requisiti. Sì. Di 8 milioni di pagine. Io rispetto i requisiti, però tra 8 milioni di pagine allora, no. Allora, le istruzioni o il
funzionamento di un software è una cosa, l'informativa sul trattamento dei dati è un'altra. L'informativa deve essere redatta, dice il codice, in forma sintetica, nel senso che può essere libero, anche perché mettiamo 20-30 pagine, non può essere, deve essere fatta in forma sintetica, deve essere presente direttamente sul sito web, se c'è il sito web, deve essere portata a conoscenza dell'interessato al dato, di colui al quale sta incontrando il dato, nei modi più disparati possibili. O con un cartaceo, via posta o con email, soprattutto quando viene modificato. Quindi l'obbligo permane. Sapete quanto costa? Qual è la sanzione per una informativa mancata? Se voi andate in un supermercato e vi propongono una SIM card con 5 euro di traffico telefonico, naturalmente vi dovete registrare, dovete dare il vostro documento, deve essere registrato, può esserci un supermercato, una batteria, eccetera. Il gestore o l'agente che mandatario del gestore telefonico che fa questo tipo di commercio deve dare l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del gestore o del supermercato tratta i dati così. L'informativa deve essere per legge almeno fatta leggere, d'accordo? Di solito ovviamente si viene consegnata. Sapete quant'è la multa che può erogare di solito la Guardia di Finanza che opera, non tanto quella del mondo del garante privacy, quanto la Guardia di Finanza che può operare per o denuncia o quella. Sapete quant'è l'importo minimo della multa irrogabile per un'informativa non data? Poi magari viene moltiplicata da tutte le parti dei SIM card e tutte, quindi 40.000 euro. Sì, ma se il cliente firma quella multa io non la vedrò mai. No. Niente, firma in consenso, ed è una cosa, consenso al trattamento dei dati, articolo 23 del codice del decreto legislativo, 196/2003, scaricabili dalla rete, cioè da vedere l'articolo 23, firma il consenso al trattamento dei dati, poi se voglio pure ricevere pubblicità sul mio telefonino, firmo il consenso a ricevere pubblicità, se voglio ricevere pubblicità o voglio essere avvertito delle modifiche oppure voglio, firmo. L'informativa ai sensi dell'articolo 13 è un'altra cosa. Il soggetto può anche dire: viene dato atto che viene fatta leggere l'informativa ai sensi dell'articolo 13. Poi il soggetto dice che l'informativa non è andata. Il garante denuncia l'autorità, denuncia la definizione, quello che volete. Sto parlando infatti di realmente accaduti, di 400 informative mancate e quindi 400 per 42. E il garante farà la sua istruttoria. Farà un accesso, di solito un accesso sotto copertura, no? Si va lì, si fa finta di essere ora e si vede, ti dà come un'informativa. Il fatto che ci sia scritto prendo atto che è senza articolo 13 mi sarà data l'informativa, non è vero. E se io alt, non mi è dato l'informativa, facciamo vedere quante informative, quanti consensi, anzi, vabbè, sanzioni erogate dal garante. Magari poi arrivano i legali, dicono vabbè no, 3 milioni di euro no. Però facciamo una somma di 100.000 euro o di 150.000, minimo, massimo, poi ovviamente i legali sono fatti apposta per cercare di, vabbè, i cumuli materiali, le leggi sono anche abbastanza, o una sanzione di 3 milioni di euro per un gestore significativamente troppo a terra, no? Quindi è chiaro che le norme ci sono. Ma è possibile utilizzare un'informativa su quello che viene detto che verrà monitorato rispetto a sue caratteristiche antropometriche a fini commerciali? Allora, cioè io mi capisco uno scenario in cui mi altro su web la mia webcam si accende, la mia, tra virgolette, saputo o comunque gli ho dato accesso. Allora, l'accesso deve essere esplicito. Certo, l'accesso deve essere con consenso informato. Che vuol dire? Qualcuno quando andiamo in ospedale. Consenso informato. Io do consenso a trattare i miei dati al sito internet che sto visitando, ma sono informato che i dati che a cui io ti do consenso per il trattamento sono i miei dati personali, il form che vengo che compilo, tutta la serie. Se mi viene celato nell'informativa che la webcam è accesa. E in realtà viene accesa e viene in qualche modo carpita l'immagine,
e trattata, compilata o quantomeno trattata, conservata, è chiaro che l'informativa non è completa, non ha detto tutta la verità della comunità. Il consenso io l'ho dato, informato e consapevole del fatto che i miei dati erano quelli che ti sto dando, nome, cognome, data di nascita, indirizzo, telefono, però che voglio darti di dopo. Quelli sono i dati che io, sui quali io ho espresso il consenso. Non ho espresso il consenso se tu non mi hai detto guarda che tra un minuto si accenderà la webcam, vuoi che si accenda e che io tratti i dati personali tuoi relativi alla tua immagine o no? Se io dico sì, ti sto dando il consenso anche a fare quello. Quindi proprio questo dato non è anche per il resto, no, no. Ma io, se dovessi consigliare di fare un'informativa di questo genere relativamente, vuol dire il consenso relativamente a questo fatto, ti consiglierei anche di chiedere i dati per iscritto e chiedere il consenso al trattamento dei dati anche sensibili, perché dalla fisionomia di una persona possono emergersi delle problematiche diciamo così sanitarie, problemi fisici, e pertanto necessario anche non un consenso al trattamento dei dati personali, ma anche al trattamento dei dati sanitari, ovvero delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute. Ok? Perché ad esempio, se tu hai un problema fisico, può essere idoneo a rivelare un certo stato di salute. Per questo ci vuole un senso specifico. Quindi, vedendo che c'è un problema, una necessità di fare web, di profilare, di avere l'altra immagine, ti chiederei, visto che l'immagine risultare questo problema, anche il consenso delle sensibili per stare coperto sul tuo profilo. Mi farei una copia dei log in modo tale che conservati questi posso sempre opporre a te, all'interessato che viene a reclamare una vera voce informativa o di non aver dato consenso, guarda che tu mi hai dato, qui c'è il log, mi hai conferito il giorno di San Lorenzo insieme a questo dato. Questo consenso è e ti sei dichiarato Stefano Terno. Se tu mi contesti di essere Stefano Terno, aprirò un procedimento, una denuncia per furto di identità perché qualcuno ha dichiarato di essere Stefano Terno e in realtà non lo era. Ok? Prego. Allora, obbligo di autocertificazione sulla sicurezza del mio computer, del database. Non so se lei sta intendendo per caso l'obbligo di redigere questo famoso documento programmatico sulla sicurezza. Perché in realtà c'è un altro obbligo pensavo facesse riferimento anche a quello, di certificazione della conformità alle norme privacy di quando io acquisto prodotti hardware e software. I produttori devono dare una dichiarazione di conformità di prodotti hardware e software che vendono rispetto alla compliance su prodotti, su legislazione privacy. Se io do un prodotto, un software, un hardware che prevede una, così chiudiamo questo prodotto e poi rispondo a lei, che prevede la legislazione di una password di accesso e la password di accesso prevede 4 caratteri massimo, non è compliance, non è conforme alla normativa in materia di privacy, che è la codice privacy, quindi sto vendendo un prodotto non conforme. La regola 25 dell'allegato, la regola 25 dell'allegato P del codice privacy prevede che chi vende, anche chi compra, deve stare attento, ma chi vende deve validare e verificare la conformità alle norme privacy del prodotto che sta vendendo. O hardware o software. Dichiarazione di conformità. Per quanto riguarda, come ho detto, il documento programmatico sulla sicurezza è stato definitivamente l'obbligo di redigere un documento programmatico sulla sicurezza è stato abrogato definitivamente dalla conversione di legge del decreto legge sviluppo Italia, sbaglio semplificazione. Non è più obbligatorio redigere un documento programmatico sulla sicurezza. Ma sappiate che un'analisi dei rischi, chi fa
trattamento dati di un certo tipo, tratta dati di un certo tipo, pericolosità, misure minime, eccetera. Chi tratta dati di un'attività particolare e si è trovato bene, o quantomeno vuole avere la visione completa dell'analisi dei rischi e eventualmente delle banche dati presenti in tutta la sua rete, piuttosto che delle misure poste in essere, delle misure da porre in essere, o ad esempio dei responsabili come sono dislocati, insomma, si può avere una mappatura dell'analisi dei rischi e quindi anche ciò che bisogna fare o bisognerebbe fare in caso di danneggiamenti, di problemi, fuori dal discorso trattamento dei dati, più sotto il discorso sicurezza informatica, farebbe bene a farlo, perché comunque non è venuto meno la responsabilità in caso di trattamento illecito dei dati o in caso di installazione di misure di sicurezza. Sapere esattamente quante banche date c'hai e quante te ne produco, cioè l'attività, tua attività in tutte le sedi, ogni giorno, e quindi avere un censimento è fondamentale, se no non sai dove sei scoperto, eccetera. Altro motivo, perché infatti molti gestori piuttosto che grandi realtà che trattano dati personali, che fanno un certo tipo particolare, un particolare tipo di trattamento del dato, appunto commerciale, di finanziazione, eccetera, continuano a farlo il documento programmatico. Lo tengono per sé, lo tengono internamente, ma hanno più l'obbligo, lo fanno quando gli pare, possono non più, non hanno più l'obbligo di in qualche modo allegarlo alla relazione di bilancio, ma fanno, anche perché nel regolamento tra un anno e mezzo, quel regolamento che facciamo prima, si fa già riferimento al cosiddetto PIA, Privacy Impact Assessment, che non sarà altro che un'analisi dei rischi relativi al trattamento dei dati personali. Analisi dei rischi, impact assessment si fa tutti i giorni sui dati e soprattutto sulle strutture, qua è quello che insegnate, ma il Privacy Impact Assessment sarà un focus specifico sulla sicurezza dell'analisi dei rischi dei dati personali, ovviamente. E quando sarà obbligatorio quello, avremo una parte, per dirla in sintesi, da bar, la chiacchiera di bar, una parte del DPS che entrerà dalla finestra, ovvero che entrerà dalla porta principale, che entrerà per il regolamento europeo. Pertanto è chiaro e evidente che perdere l'abitudine di fare un documento programmatico, se uno se lo fa in casa, se se lo fa con le strutture proprie, se se lo fa in economia, per quanto mi serve, come viene gestito la negazione del consenso dell'utilizzo dei dati personali? Cioè, viene gestito la negazione del consenso? Cioè, un giorno io posso dire, ok. È un bel problema per un'azienda, perché una banca, se non gestisce bene tutto il problema consenso, ma la banca sta abbastanza sicura. Pensate che fa le carte ricaricabili, o le SIM, o eccetera. Però già per le SIM è un po' più facile. Chi fa carte di credito ricaricabili, o un Poste Italiane, oppure grandi società che vendono molti prodotti e che quindi hanno uno che ha un mutuo piuttosto che una carta di credito ricaricabile, o apre, o c'è un servizio di assicurazione, eccetera. Cioè, i grandi holding devono gestire correttamente, come sta dicendo, ovviamente non è un problema lei, gestire il problema del consenso in maniera centralizzata, ma in maniera molto molto approfondita, perché può verificarsi che un soggetto presta consenso per un prodotto e magari presta il consenso anche a ricevere pubblicità rispetto a quel prodotto, consentendo la holding di dargli via di pubblicità. Poi stipula un contratto di una SIM piuttosto che SIM della stessa società, nel caso di Poste Italiane non è casuale, ma ad esempio, o piuttosto la carta di credito ricaricabile, dove nel contratto nega il consenso al trattamento dei dati per motivi pubblicitari. La società avrà da una parte lo stesso oggetto, la stessa email, lo stesso numero di telefono, lo stesso indirizzo che ha dato il consenso, ma ha dato la ricerca pubblicità magari di quel prodotto mutuo o assicurazione. Dall'altra, una che ha detto no in relazione alla stipula di un contratto per il servizio carta di credito di ricaricabile.
se non gestisci bene, corri dei rischi di sanzione da parte del garante. Se non hai ben capito, ovvero potrebbe esserci anche una volontà o un'interpretazione della volontà, con il secondo, diciamo, con la secondo contratto si è inteso negare anche il consenso del primo contratto. La prima sera, spesso non si può. Infatti non funziona questo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.